Ciao, ora vi insegno a fare un granchio origami come questo. Guardiamolo da sopra, da sotto. Come vedete c'è anche le chele. Partiamo da un foglio quadrato. Pieghiamo lungo una diagonale, cioè lungo le due. Poi dall'altra. Riempiamo il foglio e lo giriamo. Ora pieghiamo a metà nel senso dell'altezza e della lunghezza. Ok, prendiamo in mano il foglio. Ora, come sempre, facciamo la base quadrata, perciò spingiamo all'indentro in modo da formare questo. Spostiamo una maletta da una parte e una dall'altra. Ora portiamo un solo bordo superiore e l'influente se destro o sinistro e portiamolo sulla linea centrale, solo uno. Questo lo riapriamo in questo modo in modo da formare questo e schiacciarlo all'ingiù. Ok, dobbiamo fare questo su tutti questi lati. Mettiamolo al centro e apriamo e spingiamo all'ingiù in modo da portare questa linea su questa. Apriamo di nuovo. Ok, ora assicuriamoci che ci siano 4 alette da una parte e 4 dall'altra, in tutto 8. Ora portiamo i bordi inferiori sulla linea centrale. Dobbiamo fare questo su tutti i lati che abbiano questa apertura, quelli lisci no. Ok, assicuriamoci sempre di avere 4 lettere da una parte e 4 dall'altra. Ora riapriamo le due pieghe appena fatte e facciamo una piega petal fold, ovvero mettiamo i pollici sotto e spingiamo all'insù su queste pieghe e alziamo. Ora spingiamo all'indentro questi due. Ok, fate questo su tutti i lati che abbiano queste due pieghe. Ricordate di portare la punta non verso il basso, ma verso l'alto.
Ok, assicuriamoci ancora, sempre, ogni volta, di avere 4 lette da una parte e 4 dall'altra. Ora prendiamo le parti lisce e prendiamo i bordi inferiori e portiamoli sulla linea centrale. Lo facciamo su tutti i lati lisci. Ok, risulterà così. Ora però dobbiamo avere questo triangoletto sopra, perciò spostiamo una letta da una parte e una dall'altra, in modo da averne sempre 4 da una parte e 4 dall'altra con i triangoletti in vista. Ora abbiamo qua 4 lette, prendiamo le prime due. Portiamole all'insù con la piega che parte dal centro lì. Così. Ora facciamo in modo che questa linea coincida con quell'angolo. Così. Ok. Ora facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Mi raccomando che la linea coincida con l'angolo. Ok, il risultato è questo. Ora giriamo il foglio e correggo un attimo la piega, un po' sballata. Ora giriamo, sfogliamo una parte e tagliamo lungo questa linea. Scusate, non avevo la forbice sotto mano. Il taglio deve arrivare fino al punto d'incrocio tra queste due linee. Rispostiamo. Ora giriamo il foglio, prendiamo le due appena tagliate e le portiamo di sopra in modo che questo bordo coincida con una linea immaginaria qua, con questo angolo. Ecco. Stessa cosa di qua, solo che non abbiamo alcun riferimento da far coincidere questa linea, perciò angolatela come volete. Ok, ripetiamo dall'altra parte, giriamo il foglio, spostiamo una letta e tagliamo lungo questa linea in mezzo, fino al punto di incrocio lì. Giriamo il foglio, pieghiamo all'insù, sempre. Ok, siamo in questa posizione. Ora dobbiamo fare le chele del granchio, perciò apriamo qua, in questo modo,
schiacciamo un po' all'ingiù, facciamo in modo che ci sia una piega in questo modo, così. E se viene un po' storto fa niente, voi schiacciate. Se viene un po' storto fa niente, perché? Perché adesso riapriamo. Ed ecco le chele del granchio. Beh, questa è solo una, dobbiamo ripetere dall'altra parte. Ricordiamo, apriamo così, schiacciamo all'ingiù, facciamo una piega in questo modo, così. E schiacciamo. Ora tiriamo all'ingiù. Un po' impreciso. Ecco la chela. La mia è un po' imprecisa, scusate. Ok, ora prendiamo questa punta e tiriamola all'ingiù, però in modo da infilarla in questa tasca. Così, fino in fondo. Ok. Ora prendiamo le zampe, apriamole e pieghiamole all'ingiù. Così. Stessa cosa in quelle posteriori. Facciamolo dall'altra parte, il granchio è quasi finito. Apriamo, togliamo e il nostro granchio è finito. Ecco. Ciao.